Capito, scusi? Le passo la segreteria per poter parlare direttamente. Ma la segreteria di dove? Dell'ANAS di Catanzaro? ANAS di Catanzaro? Grazie. Certo, sicuramente. Prego, grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Aspettiamo l'ANAS. Sto aspettando l'ANAS che mi risponde, la segreteria. Per i lavori di Copanello, galleria, 7 km andata, 7 km ritorno alla fila. Un attimo. Chi mi deve rispondere, mi scusi? Risponde il dottore Catello, che è il responsabile di segreteria del capo struttura. Quindi il dottore Cappello, che è responsabile della segreteria. Vuolo, che è responsabile della segreteria del dottor? Dell'ingegner Caporasa. Caporasa, che è responsabile dell'ANAS Calabria? Sì, sì. Benissimo, grazie. Prego. Pronto, con chi parlo? Sono Lino Polimeni. Sono Buono della segreteria generale. Dottor Buono, buon pomeriggio e grazie che mi ha risposto. Buonasera. Allora, io ho fatto un'ora all'andata, parlo di Copanello Squillace, per superare la galleria di Copanello. Un'ora. E poi ho fatto un video che è pubblicato sulla mia pagina pubblica. Poi al ritorno, adesso sono. Sono interessato, siccome abito a Copanello e sto per tornare a casa. Sì. Troverò la stessa fila. Assolutamente sì, guardi, perché. Vivo a Copanello, non la sto prendendo. Veramente vivo a Copanello. Guardi, un'ora d'attesa all'andata e. Siamo incontrati al mare quest'estate. Ah, ok. Allora, caro, un'ora d'attesa per. Un'ora d'attesa per Copanello, per superare la galleria. E poi per tornare la fila è a Pietragrande. Sa perché, dottore? Perché praticamente stanno facendo delle verifiche della segnaletica e stanno guardando il tetto, la galleria, 7-8 persone. E la gente passa infuriata da là. Ora io mi chiedo, domando, diciamo, non si poteva fare alle 22, alle 23, alle 24 con la galleria accesa? Non è che devono fare tanto, è sempre buia la galleria. Qual era la necessità di farlo dalle 14 e sono le 16:20 e mia moglie ancora è bloccata lì in attesa di passare per arrivare a Soverato? Dottor Polimeni, non ho una risposta, anche perché non mi occupo di programmare le attività di chi si occupa di esercizio. L'unica cosa che posso fare è
riportare la sua segnalazione al responsabile dell'area gestione rete, che purtroppo non è in sede perché, come ben sa, abbiamo avuto un disastro su una strada dovuta alla... Guardi che io ho fatto un servizio ieri con Curcio, con Nico Curcio. So che conosce le persone di ANAS. Li conosco e ieri ho chiamato anche la comunicazione nazionale insieme a Nico Curcio, abbiamo chiamato la sede nazionale di Roma per comunicare questa cosa, perché c'è stato inizialmente uno scontro su quello che era la statale 280 e per le due settimane di lavoro. Sappiamo benissimo, però capisce bene perché bloccare una galleria a quest'ora con le persone che devono rientrare, prendere i bambini a scuola, fare avanti e indietro, quando si poteva fare questa sera alle 23? Era questa la domanda. No, io purtroppo non ho una risposta. Benissimo, io attendo, eventualmente poi parlerò con... Rispondo a tutti, se ho il piacere anche di parlare con lei dopo che... Assolutamente, io quello che le voglio chiedere è... La domanda è per un fatto di persone che non riescono a comprendere. Tutto qua. Certo. Grazie, dottore, io la ringrazio. Ringrazio lei e riporto la... La segnaletica, grazie, la segnalazione. Grazie ancora, grazie. Ora, questo signore fa parte della segreteria, no? Non c'entra nulla con i lavori, con gli incarichi, però la situazione è questa. Blocco un attimo la registrazione.